E allora benvenuti su Radio Blinco Blanco, anche per quest'oggi una produzione ANS TV per un'intervista molto particolare, perché oggi parleremo di un argomento che sicuramente è un argomento per tutte le stagioni, ma anche nel periodo estivo è un periodo molto particolare per chi ama la lettura, e proprio di oggi parleremo di lettura con due personaggi che oggi sono venuti proprio a parlare di questo argomento molto importante. E abbiamo, anche perché abbiamo scelto due persone che parlano proprio di questo argomento perché sanno di cosa parlano, infatti cominciamo a presentare la nostra Viviana Montalto, che è naturalmente una libraia conosciutissima perché il suo punto di riferimento è Chiofolo e Mondadori, quindi insomma parliamo di un punto di riferimento per i lettori a Messina. E poi abbiamo un insegnante di lettere, che è Giusy Vaccarino, che è insegnante presso il CIRS. Con loro due oggi parleremo proprio di lettura e quanto è importante soprattutto la lettura, quella sia fisica che quella sul web. Quindi comincerei da te, Viviana. E quindi comincerei da te parlando di questo tuo punto vendita, che sicuramente raccoglie non solo i messinesi e tanti ragazzi che optano non solamente per il web ma anche per il cartaceo, che comunque rimane sempre un punto di riferimento. Grazie mille intanto per l'invito. Sì, diciamo che la libreria Chiofolo Mondadori è accanto al municipio, che è un punto di ritrovo per i ragazzi importantissimo. Ecco perché probabilmente ho un punto di vista un pochino più preciso su questa fascia d'età. Direi che noi li vediamo sempre sul telefonino, sempre sul web, pensiamo chissà che. Spessissimo questi ragazzi leggono sulle varie piattaforme, seguono consigli degli influencer, dei booktalker, su Instagram, scrivono su Wattpad, scrivono insieme oppure singolarmente, però questo loro diciamo mondo virtuale del loro interesse diciamo sul web, sulla lettura, non incide sul fatto che loro poi non vengano a comprare il libro o comunque a leggere sui libri. E perché lo dico? Perché poi io mi ritrovo questi giovani in libreria che chiacchierano animatamente sui libri da leggere, sui libri, si consigliano a vicenda, chiedono consiglio a noi, e soprattutto sono il primo giorno d'uscita dei libri che gli interessano, lì in fila perché vogliono subito la loro copia cartacea. Allora mi è venuto in testa che probabilmente quello che noi avevamo pensato, che forse il virtuale potesse allontanarli da quello che è la nostra invece abitudine del cartaceo, e credo che invece sia una tendenza che invece sta tornando. Tante volte mi capita di parlare con i ragazzini, comunque con i giovani, e magari dire: no, noi ci stiamo guardando questa serie TV, quel personaggio tal dettagli legge sempre questo libro, allora lo voglio leggere anch'io. Oppure no, perché seguo questa ragazza su internet, ha consigliato questi libri, ma tu che ne pensi? Allora è bellissimo vederli così appassionati, ed è bellissimo vedere che quello che tutti dicevano sarebbe stato un mercato che pian piano sarebbe morto in mano ai giovani, che i giovani non leggono, no, non è affatto vero. I giovani sono quelli che oggi, secondo me, sono veramente la colonna portante del mercato editoriale in Italia. Non so, negli altri paesi, non mi voglio spingere a dare opinioni di questo tipo, però sicuramente in Italia è così. Un altro polso della situazione sicuramente ce l'ha la scuola, perché la scuola, in questo caso rappresentata appunto dalla nostra Giusy Vaccarino, che con la libreria, quindi con Viviana, avete creato un po' una sinergia, no? Quindi quello di di portare i ragazzi in libreria. Spiegaci cosa avete fatto proprio, qual è stata una delle cose importanti che avete fatto insieme. Allora, abbiamo portato i ragazzi in libreria, ma in realtà non li abbiamo portati, li abbiamo valorizzati all'interno della libreria. I nostri ragazzi in libreria ci andavano in modo assiduo, ci vanno in modo assiduo. Io riuscita solo a stare un passo indietro a loro. Sono scesa dalla cattedra, non ho fatto l'insegnante, ho cercato un attimino di osservarli da lontano per capire cosa loro volessero fare. In questo ho trovato la spalla di Viviana. Quindi abbiamo trovato degli autori che potevano stare nelle corde dei ragazzi, e da lì è uscito fuori un mondo. I ragazzi hanno presentato gli autori, supportati da Viviana, è uscito fuori una cosa assurda, perché molto spesso questi ragazzi ci hanno lasciato senza parole.
hanno uscito fuori delle argomentazioni, dei punti di vista, delle storie, dei racconti che noi ci guardavamo in faccia, dicevamo ma forse siamo noi ad essere fuori posto in questa situazione, perché loro avevano tante di quelle argomentazioni da portare avanti che ci spiazzavano. Quindi noi adulti forse dobbiamo solo ogni tanto scendere dalla cattedra, dare la scintilla a questi ragazzi e farli splendere di luce propria. Forse abbiamo un po' troppi pregiudizi su quello che loro fanno, perché pensiamo che magari, appunto, come diceva Viviana, li vediamo davanti a un monitor, però effettivamente molto spesso non sappiamo cosa fanno dietro quel monitor. E in effetti, come ci spiega Viviana, c'è un mondo dietro questi ragazzi. Ma sarebbe, secondo me, importante da parte nostra, diciamo, di noi adulti, chiamiamoci così, magari cercare di conoscerli un po' meglio, queste cose che loro fanno, guardarli, farci raccontare, no? E magari non dire subito, vabbè, cose loro, no, sono cose di tutti. E con i ragazzi del CIRS abbiamo avuto un amore a prima vista, perché quando sono venuti in libreria accompagnati appunto da Giusy, ci siamo seduti attorno, insomma, nei tavolini del bar, della libreria, abbiamo cominciato a chiacchierare e ci siamo accorti che in realtà stavamo facendo un gruppo di lettura, cioè così da un momento all'altro, no? Con dei ragazzi giovanissimi che sono stati in grado di aprirsi talmente tanto con noi, con me soprattutto, che era la prima volta che mi vedevano comunque in una veste, diciamo, più amichevole. Magari mi avevano visto appunto all'interno della libreria come, insomma, la libraia, ma nient'altro, ed è stato bellissimo. A quel punto ci è venuto l'idea di dargli questo spazio, perché poi magari durante le presentazioni, quando, ecco, in libreria vengono gli autori, spesso si pensa a farli presentare a qualcuno di autorevole. Poi mi sono detta, ma chi c'è più autorevole del lettore, esatto, diretto di quel libro? Soltanto quello che davvero, diciamo, raccoglie quell'input. E i ragazzi sono stati strepitosi, come diceva Giusy, dei punti di vista, degli aspetti che magari noi nella nostra lettura, sai, un po', diciamo, l'entusiasmo non della lettura del lettore, ma diciamo che leggere insieme fa sempre bene, cioè ci si alimenta un po' a vicenda, ed è stata un'esperienza, secondo me, è stata le diverse cose che abbiamo fatto insieme, secondo me sono state splendide. E vi dirò anche che tempo fa è venuta in libreria una ragazza che assiste, una giovane donna, non giovanissima come loro, è venuta e mi ha detto: è stato bellissimo, non avevo avuto l'occasione di ritornare, c'è la presentazione con Adesso Scrive, dove appunto loro avevano questo ruolo proprio fondamentale, è stata bellissima. Dice: spero che le facciate ancora e spero di rivedere quei ragazzi che ci proprio portano quella freschezza della lettura, no? E, la scuola fa tanto, alcune scuole fanno tantissimo, alcune scuole fanno, alcuni insegnanti di alcune scuole fanno tantissimo, e noi librai possiamo sostenere questi progetti e queste idee, e possiamo creare appunto delle cose che non dobbiamo guardare sempre all'aspetto meramente commerciale, è proprio una questione di interesse comune. Secondo me la sinergia, ma soprattutto l'impegno delle scuole, degli insegnanti a raccogliere, come ha detto lei, e stare un passo indietro a loro, ecco, e accompagnarli è fondamentale. Io questo volevo chiedere proprio Giusy, perché, insomma, avendo a che fare con i ragazzi, molto spesso la scuola segue dei canoni, no? Ci sono dei canoni precisi, quindi noi abbiamo la scuola ti dice cosa leggere, cosa fare, e invece in questo caso dovremmo un po' ascoltare più i ragazzi, no? Su quello che sono un po' le loro voglie, le cose che vogliono leggere, gli argomenti che preferiscono. Allora, io sono fortunata. La mia scuola è diversa. Perché? Inoltre non le banche, c'è la mia banca. Invece la mia è la scuola diversa. Allora, la nostra è una scuola che punta molto sulle progettualità, che dà molto spazio ai ragazzi. È una scuola dei mestieri che cerca di fare realizzare questi ragazzi a 360 gradi, senza togliere spazio a quelle che sono le materie di base, certo, e le competenze che devono comunque acquisire. Ma perché queste competenze di base devono essere acquisite in un modo pedante e non in un modo piacevole? Io, grazie a Dio, ho una direzione che mi dà carta libera su questa roba. E così... Le famose sinergie di cui parlavi. Siamo arrivati da questo punto di vista. Anche perché ha probabilmente una libertà per farlo.
però secondo me anche laddove la libertà sembra non poterci essere, alla si crea. Fine si può creare, perché io conosco tanti insegnanti che comunque nelle loro classi, perché non necessariamente poi devi riuscire a fare il progetto con tutta la scuola, assolutamente, ma nelle loro classi riescono a creare questi circoli virtuosi di letture su letture, e magari questi progetti di lettura, che magari spesso finiscono l'incontro con l'autore, non è detto che sia la cosa fondamentale o l'unica. Attorno a quella lettura condivisa si creano, come diceva prima Giusy, appunto una diversità di visioni, che poi fa crescere come lettori, come individui. Dico, la libertà che ti regala la lettura, non c'è nulla che te la possa regalare. L'indipendenza che ti dà la lettura. Per cui se la scuola lavora in questo senso, senza nulla togliere a tutto il resto, che resta comunque, certo, ed è bellissimo che ci sia, ma la lettura, io dico sempre, non è che se non leggi sei peggiore di me che leggo, però io credo che chi legge, cioè il lettore, sia un po' più fortunato ad avere quello spazio in più proprio di immaginazione che il non lettore magari ha meno. Quindi se i professori, se le scuole lavorano in questo senso, se noi librai non restiamo fermi magari dietro le nostre posizioni e ascoltiamo di più, dico, io ripeto, ho la fortuna di avere a che fare con tanti giovani, e questo mi aiuta, mi apre anche un po' la mente, mi apre un po', diciamo, i canali proprio, nel senso che vado a vedere cose che magari da sola non avrei guardato. E la stessa cosa, un insegnante, se ascolta di più la generazione a cui deve dare degli insegnamenti, magari qualche cosa ci guadagna anche in nuova visione, e poi insieme si va secondo me meglio. Togliamo le etichette. Giusy, siamo in chiusura della nostra intervista, quindi insomma abbiamo parlato sicuramente di un argomento molto importante. Allora, tutte e due, un flash tutte e due, insomma, per dare un messaggio ai ragazzi o anche alle mamme, ai vostri colleghi, insomma, date un messaggio, tu Viviana e Giusy, date un messaggio a chi ci sta ascoltando che riguarda naturalmente l'argomento. Ascoltateli questi ragazzi, non li giudicate e togliete tutte le etichette che possono esserci. Leggiamo i libri che piacciono a loro e poi dopo diciamo non lo leggere questo, leggiamoli prima. Cerchiamo di parlare sempre di cose che conosciamo. Noi, esatto, l'abbiamo fatto, perfetto. Noi lo facciamo. E allora ringraziamo Viviana Montalto della libreria Chiofano Mondadori, che naturalmente abbiamo visto soprattutto e sentito su un argomento importante a lei molto vicino, e poi la scuola rappresentata da Giusy Vaccarino, che è insegnante di lettere del CIRS. Grazie per la vostra presenza e insomma fate buon lavoro, perché insomma state già facendo un ottimo grazie lavoro. Mille, grazie mille, grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata.